Il top delle commedie brillanti, il top della commedia di classe e non per niente firmata da Ray Cooney, è stata portata in Italia dal grande Pietro Garinei, che non ce lo dimentichiamo mai perché il teatro sente molto la sua mancanza. Qual è il consiglio ai giovani che vogliono avvicinarsi al teatro? Fatelo in qualsiasi modo, anche se non professionalmente. Fatelo nelle cantine, riunitevi, fatelo come gioco, fatelo, non importa se abbiate o no delle qualità, ma divertitevi a provare delle emozioni, a giocare a fare il teatro, perché il teatro fa bene, il teatro è la vita. Che situazione imbarazzante! Riccardo? Sì! Pensate, ridere, divertimento, e quello è il nostro compito e quello è lo scopo di questa commedia. Incontrare il pubblico è sempre una bella emozione, anche perché non si sa mai, il teatro ha questo, che è una cosa viva e quindi ogni volta è diversa dalla volta precedente. Noi adesso siamo qui ad Agrigento, in un bellissimo teatro. E quindi doppia emozione anche per... Io sono siciliano, recitare in Sicilia è sempre stato il mio sogno in qualche modo, riuscire a frequentare il teatro siciliano è un bel privilegio, insomma. E quindi siamo felici e speriamo che il pubblico ci accolga bene e che sia contento.